Aveva piovuto per tutta la notte e quella mattina la pista d'atterraggio era un fango dall'inizio alla fine. Il perimetro del campo era circondato dai partigiani che lo difendevano da un attacco nemico. Tedeschi e fascisti si erano accorti dell'esistenza dell'airfield dopo che un Lysander, due giorni prima, aveva effettuato un atterraggio di prova. Quando il carrello del mio B-25 Mitchell sfiorò le cime degli alberi, trattenni il respiro e finalmente toccai terra. Percorsi tutto i 900 metri della pista col cuore in gola e solo a pochi metri da un fosso riuscii a fermarmi. Con me c'erano il tenente Giacomo Murgia, il colonnello Stevens ed il maggiore Ballard, che avrebbe preso il posto del maggiore Neville Darevsky, conosciuto con il nome di Temple, che dopo aver progettato il campo con i partigiani rimasi ucciso in uno sfortunato incidente a Massalia e non potei assistere neppure al primo atterraggio. Lasciai Stevens e Ballard in quell'inferno di fuoco e decollai con 5 feriti a bordo. Dall'alto vedevo solo più le scintille dei colpi di mitraglia e di fucile. I rumori erano sempre più deboli. Poi vidi il mare della Liguria e non sentii più nulla. E mentre volavo, pensavo ai miei compagni là sotto, a Ballard, a Stevens, al povero Temple. Questa è la loro storia. La storia dei partigiani del comandante Piero Balbo, detto Polly, e del maggiore Enrico Martini, detto Mauri, del capitano MacDonald e dei paracadutisti dello Special Air Service britannico, dei contadini della Langhe e di tutti quegli uomini che, tra l'ottobre del 44 e l'aprile del 45, diedero vita ad una delle più epiche pagine della Resistenza. Questa è la storia dell'Excelsior. Non ci pensavo assolutamente come comandante della seconda divisione a dover costruire un campo di atterraggio così importante, ma allora la missione alleata che era con noi era la missione del maggiore Temple, e Temple venne a Castino alla sede del comando della seconda divisione Langhe a dirmi: comandante Poli, lei deve essere così bravo, gentile, vieni con me. Avevo una motocicletta, non mi ricordo più che marca, era un po' scassata. Una motocicletta, dice, vieni con me e giriamo nelle vallate finché troviamo un posto per fare un campo d'aviazione. E lui si affaccia nel vuoto di questa vallata, di là sopra, e dice, qui andrebbe bene. Però laggiù, dove voi vedete, proprio dove fa quasi la curva fino a quei a quelle piante altissime laggiù, c'era una casa agricola, una casa di campagna, piuttosto solida, anche se era tutta in pietra viva. E dice, ma lì c'è una casa, e dico, ci sono delle difficoltà enormi. Niente, facciamo tutto quello che c'è da fare, la casa la spostiamo. Per lui era tutto facile, per me, che comandavo nella zona, non mi sembrava tanto facile. Però la finalità l'ho capita subito, che era magnifica. Insomma, farla breve,
Il campo d'aviazione è stato costruito in 11 giorni perché noi avevamo reclutato circa 400 civili e avevamo una cinquantina, 50 repubblichini prigionieri, con dei sacrifici enormi, con un lavoro continuo, notte e giorno è venuto fuori questo campo d'atterraggio, campo d'aviazione, che gli inglesi poi battezzarono con un nome molto bello, Excelsior. Che il campo d'aviazione è stato fatto nella zona della seconda Langhe, però il campo d'aviazione era per tutti gli autonomi e lì c'era oltre a Mauri, c'era quello che comandava la prima divisione, Bogliolo. E Mauri era un nome di battaglia, perché lui era Enrico Martini, di suo nome. Lo chiamavano Badogliano, ma il suo crede era Esercito Italiano di Liberazione Nazionale. L'aeroporto nasce, secondo quello che si legge nei documenti, da un'idea del maggiore Temple, che arrivò nell'agosto del 1944 e espresse subito il desiderio. Probabilmente era già un'idea che partiva dal centro, da Roma, da Firenze, non so da dove, di costruire un aeroporto. Espresse questo desiderio sia a Mauri che a Poli, i quali a loro volta passarono in scala disposizioni ad altre persone per cercare il terreno adatto e per definire esattamente i limiti, quello che doveva essere la costruzione da eseguire. Nel novembre, ottobre del 1944, mandano presso Mauri il maggiore Temple, che si è dimostrato subito un grande amico dei partigiani. Questo fa avere alla formazione tanti lanci, persino uno di giorno che i tedeschi e i fascisti vedono da Mondovì, una cosa spettacolare. Chi lo ricorda, chi l'ha visto, lo ricorda ancora adesso come uno spettacolo grandioso. Se guardiamo lì, è il luogo dove un giorno, a mezzogiorno, fortezze volanti hanno fatto un lancio spettacolare e provocatorio. La resistenza qui era in crisi, bisognava rilanciarla, dimostrare che era viva e attiva, ed ecco la sfida. In zona occupata dal nemico, che però aveva delle zone libere, zone controllate già da questi resistenti, un lancio in forze grosso per rianimare la resistenza, ma anche per rilanciare la sfida al nemico. Si sono susseguiti parecchi apparecchi, buttando giù tanto materiale, tantissimo, in una zona vastissima, per cui chiaramente ha tirato addosso a questa formazione subito un grande attacco, un grande rastrellamento, nel quale il maggiore Temple ha perso la vita. E a Marsaglia, entrando in Marsaglia, fra il muro del castello e la via, un bel momento c'è una strettoia. Lì Temple era sul camion, un 26, quelli con la gabina di legno che avevano le porte che aprivano davanti. Cosa succede? I fari allora si accendevano poco perché era la guerra, facevano poca luce. Quando l'autista entra a Marsaglia, che c'è sta strettoia, cosa fa? Rallenta il camion per mettere una marcia più piccola. Lui crede
che il camion si fermi. Crede, sì, sì. Temple, che sì. pensa di essere arrivato. Sì. Invece cosa è? Lui ha rallentato, messo la prima. Lui, quando è stato proprio un attimo. Camion avanti e lui apre la porta cosa fa? Punta contro il muro. L'autista non vede, la porta si rompe, gli prende lo stomaco, gli rompe lo stomaco. Come l'ha visto di lì, è stato portato subito a Corte Emilia, avevamo l'ospedale lì sopra a Corte Emilia, hanno fatto, ha detto, gli modo, e mancavano. Sì. Che non l'ha visto a finire il campo perché è morto prima, era in ospedale lì a Corte Emilia. E mi ricordo che sono andato a trovare in ospedale a Corte Emilia lui e 5-6 amici, Gibuti, Larde e compagnia bella. E mi ricordo che c'erano 3 tedeschi nei partigiani che sono stati feriti e mi è rimasto impresso che li stavano curando, cioè gli antibiotici non penso che non c'erano ancora, o penicillina, vabbè. E delle ferite, non una diciamo mortale, nelle cosce, facevano passare una garza pulita, quella che c'era dentro era sporca, ne legavano un pezzo da una parte e poi la sfilavano, mi è rimasto impresso lì. Quello lì è un ricordo che mi è rimasto. E poi questi 3 qui, al giro li hanno portati poi via a Pisa, diciamo, dov'è che... Era un uomo molto umano. L'unico che ho conosciuto in quel periodo di veramente umani è Temple. Lui parlava mezzo italiano e mezzo inglese, ecco. Chi parlava con lui in inglese abbastanza bene era mio zio Giovanni, Pinin, perché era stato in Australia molto tempo e poi sapeva l'inglese, non benissimo, ma lo sapeva. Allora lui parlava inglese col tempo. Quando è poi mancato Temple, è venuto Ballard, e Ballard anche lui, diciamo così, era il responsabile del campo d'aviazione e di tutte le comunicazioni con l'Italia libera. Quindi Temple era una persona retta, di poche parole, ma un studioso all'altezza. Ballard era un battagliero. Allora, Ballard mi ha detto, Tito, c'è una suora, c'è un prete, c'è chiunque cosa davanti, spara, non darà a dirci chi sei, che insomma, curioso, saranno, boh, spara. E poi mi ha insegnato a usare il plastico. E la prima volta, sì, bom. Allora, dal carretto, sul carretto dov'è? Sì, sì. Che sembri che vedi giù dalla valle. Hanno fatto un stellamento e sono venuti con le camionette fino a Corte Emilia, i tedeschi. Ah sì, boh. Allora c'è un curvone lì, sono andato su, c'era un enorme sasso e il contadino aveva una baramina, una specie, sai, di cosa. Ci ho messo 6 o 7 di quei candelotti lì dentro. Bam! È andato giù a mezzo montagna, sai, trovata la strada. Il tocco di Manifest dal 5 al 25 di presentarci tutti il giorno lunedì del giorno 10 novembre. Siamo andati a presentarci tutti, lui si è portato su un piosso accorto, lui c'è l'orizzonte, là c'era sto 2 cammi, Strerò e 66 tedeschi. Salite sopra e andiamo a fare il campo degli azioni. Io monto a Sivolè, dopo vanno giù a Corte Emilia, dopo dove c'è la chiusiera, invece di andare a Vesme, vanno a Corte Emilia. Allora tutti ci portano nelle mani dei repubblicani a Savona.
E invece sono andato in fiale a San Michele, lì hanno scaricato, e il ripostiglio che c'era 40 picchi pale, hanno caricato tutto che è pudore. Poi siamo tornati indietro, siamo andati dal Mulin, Mulin per lei, e il mio passò è andato là su questo campo. Prima di costruire questo aeroporto c'è stato il lancio dei Bengala per poter fotografare il luogo, e hanno lanciato i Bengala, ne hanno lanciati 3 o 4, e qui è stato illuminato a giorno proprio, nella notte l'hanno illuminato. Arriva là dove ci hanno chiesto chi è il mestiere che si faceva. Ecco, si faceva. Prima che carica avevo, se era il geometro, architetto, ingegnere, sì, 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 da parte. E poi ognuno quello che faceva il suo mestiere dall'altra parte. Ecco. Poi ci hanno incaricato, tu passi a quella squadra là, tu a quella là, tu a quella là. Una delle persone sicuramente incaricate di questa costruzione fu il tenente Giacomo Murgia. E un'altra che seguì invece la costruzione materialmente fu il geometra Balaclava. Il geometra Balaclava aveva un'impresa, quindi è abbastanza logico che sia stata affidata a lui l'esecuzione del materiale proprio del lavoro. Il geometra Balaclava di Cortemiglia, che era il geometra che ha dato l'incarico, classe 1911. Che doveva fare il piano, e si parla che ha messo il balaclava 100 uomini e 30 coppie di buoi, e in 15 giorni ha fatto il campo, c'era una casa, l'hanno buttata giù. Uno prendeva il pane e gli davano 60 lire al giorno, se uno prendeva il pane o il rancio, cos'era, ce ne davano 80. Ero con mio papà qui nel cortile, avevano quattro signore, tra cui Balbo, l'ho poi conosciuto bene, e un altro signore che penso che sia Mauri, e due altre persone che non saprei dire chi possono essere. E so che chiamano mio padre e gli dicono: ma guardi, dobbiamo abbattere la casa che ha in Regione Milano, che contiamo di fare un piccolo aeroporto. Li abbiamo fatto saltare in aria così con la dinamite. C'erano delle piante che abbiamo sterrato, e io avevo un trarò col vericello, riuscivo a tirarle ai bordi di questo campo. E poi bisognava fare un certo fondo. Allora avevo pensato che quelle pietrisco, quella ghiaia che in ferrovia mettono fra i binari, era una cosa meravigliosa per fare un fondo, e di quella ghiaia lì in tutte le stazioni ferroviarie lì della zona ce ne sono dei buchi. Gli operai spianavano quel campo dove c'erano le colline, taglievano, mettevano la terra nel basso, poi i rulli rullavano, facevano una pista larga 20 metri mi sembra, se non mi ricordo più, una pista dove scendeva quasi la treccia. L'idea era dell'agosto, l'esecuzione iniziò verso settembre-ottobre e il primo atterraggio avvenne nel mese di novembre, il 17 novembre. Abbiamo visto gironzolare sopra le nostre teste un piccolo aereo che doveva essere un Sander, mi sembra che lo chiamassero così. Un aereo da ricognizione, molto leggero. Mia mamma mi diceva che lei era capace a cucire,
che veniva a prendere la roba, non lo so, dei paracaduti, quelle cose lì, per fare i segnali dove dovevano scendere gli aeroplani, faceva i segnali sulla pista. Il primo che è venuto giù aveva portato via quei 5 o 6 comandanti di aerei inglesi che avevamo, che aerei che erano caduti lì nella zona. Aviatori che sono stati abbattuti erano qui in giro. Quando hanno saputo di Temple, si sono organizzati con Temple e si sono messi d'accordo che tanti aviatori sono stati portati in Svizzera. E 2 giorni dopo, visto che c'era stato il collaudo grazie a questo Lysander, atterrò un B-25. Anche il pilota aveva anche paura di atterrare e stare piantato perché doveva asfalto, gli ha asfaltato la terra. E girava andate tutto là a guardare il giro che faceva. E si abbassava, scende adesso. Poi giù alto 3 metri, qua, poi stava a partire e andare via. Fin tanto che era un bimotore, era carico di armi, munizioni, ha fatto che giro e poi ha atterrato. Però ha fatto 50 metri, andava forte, poi la terra si è smossa e allora faceva della polvere, non c'era più da andare avanti. E là c'erano tutti i camion che aspettavano per caricare le armi, tutto così. Quando sti apparecchi erano lì fermi nell'aeroporto, sopra era un circuito di altri apparecchi in difesa, caccia. Perché quando veniva il bimotore c'era 6 caccia intorno che lo scortavano, 6 caccia intorno che giravano, faceva paura, andavano a basso. Passava lui vicino a staccare. Un aereo da bombardamento, era stato alleggerito di armi e di tutte le attrezzature per poter raccogliere il massimo numero di persone, quindi era stato trasformato in un aereo, un trasporto personale. E aveva soprattutto lo scopo di raccogliere un certo numero di aviatori americani e inglesi che erano caduti nei dintorni del Piemonte, nei dintorni di Alba, e che dovevano essere riportati verso il sud. Infatti sappiamo che una delle priorità per loro era recuperare il personale, soprattutto quando era personale utile per poter dare un apporto valido alla prosecuzione della guerra. Abbiamo trasportato, sono stati trasportati parecchi feriti, parecchi partigiani combattenti per la libertà, delle altre formazioni, i garibaldini, anche dei GL, quelli del generale Libero Porcari. Io ho accompagnato a Vesime un mio ferito molto grave che non poteva ricevere cure adeguate negli ospedali partigiani che pure avevamo, quello di Murazzano e a 2 passi, perché ecco laggiù poteva ricevere le cure del caso. Leggiamo nelle cronache che il pilota del B-25 si mise sulla porta dell'aereo, allo sportello dell'aereo, per cercare di far sì che non si accalcassero tutte le persone che dovevano salire, che volevano salire su questo aereo, in modo tale da poter anche decollare. Alla fine partirono soltanto in 13 persone su questo aereo, perché oltretutto non era un grande... come contenuto non è che potesse contenere molto personale. Subito dopo la partenza del B-25 l'aeroporto è stato riconquistato dalle truppe dai tedeschi, dalle truppe della Repubblica,
ed è stato arato e distrutto. Che mio nonno veniva, l'avevano portato qui nel campo ad arare con i buoi. E poi un giorno so che sono venuti a prenderlo, non so se erano tedeschi o chi. E poi l'hanno portato qua ad arare il campo e mia mamma, per la paura che, non lo so, che lo portassero via, che gli facessero del male, era poi venuta verso mezzogiorno a vedere se lo lasciavano venire a casa a mangiare. E i tedeschi gli avevano detto che cosa voleva. E lei ha detto no, non è tanto per la persona, perché la persona più o meno ancora resiste, ma sono anche i buoi che devono mangiare, perché altrimenti poi non ce la fanno più neanche ad arare. E allora quel signore lì, ricordo che le ha detto, guardi, fa ancora due solchi e poi lo lasciamo venire. Infatti l'avevano lasciato venire. Siamo venuti giù con i buoi, accoppiati, la coppia dei buoi, e abbiamo attaccati alla rata, abbiamo dovuto ararlo tutto di traverso. C'era un arrivo, un'ondata di rastrellamento che cominciava da Cortemiglia, Vesebe, Canelli, Nizza, Asti, Alba. Purtroppo questo campo, che servì moltissimo non solo a noi, ma a tutte le formazioni partigiane per il trasporto dei feriti gravi, al comando alleato di Firenze, alle missioni alleate, era anche un richiamo per gli attacchi dei tedeschi e fascisti, l'hanno bombardato spesso, anche con i cannoni di un treno blindato. E nel corso dei rastrellamenti venne spesso arato, danneggiato con delle fosse che poi noi colmavamo, perché gli alleati lo volevano sempre in perfetta efficienza. In un rastrellamento fatto proprio per distruggere il campo, morirono 18 nostri partigiani al ponte di Perletto. Io sono Pregliasco Augusto, il mio nome da partigiano era Augusto, ed ero incaricato a rappresentare la formazione Mauri presso le missioni inglesi. E più esattamente da quando nel campo di aviazione di Vesime, dopo il grande rastrellamento, erano arrivati la missione di Stevens e di Ballard. E noi ci siamo sempre spostati, non stavamo molto, anche perché l'antenna, vero, della radio era visibile sulla casa e le famiglie non è che fossero molto contente di questo. In ogni modo questo è stato il campo, quello che voi vedete, il campo principale nel quale abbiamo ricevuto la maggior parte delle missioni. Questa è proprio il centro della prima divisione Langhe, quella comandata da Bogliolo. Questa è la Langa Alta, la Langa Selvaggia, non quella a Vigneto. Così siamo sulla rotta Savona, Savona Imperia, ecco. So che venivano direttamente da quegli alberi là. E quindi era particolarmente idoneo anche perché potevamo bloccare le strade, perché le spie erano piuttosto numerose, perché copiavano il segnale, ma soprattutto qui veniva, oltre il materiale, sono state lanciate le principali missioni, che poi io ricordo per esempio il maggiore Max, che il 25 aprile ha parlato da Radio Milano, la prima radio che ha parlato, era proprio sceso qui, lui e la sua valigetta con la radiotrasmittente, ed è qui veniva affidato o a Lucia o altri che l'hanno accompagnato a Milano. Il colonnello Stevens e il maggiore Ballard, ed erano arrivati su un B-25 il giorno 19 novembre 44. Io ero della seconda divisione Langhe, no? Al compagnia comando di Piero Balbo, e facevo la staffetta. Durante il periodo più brutto è stato il rastrellamento di novembre, no? E fummo mandati un gruppo, nello sbandamento, un gruppo andammo a finire in montagna e ci fermammo da Gildo della Pedagera, che era di Mauri, no? Allora, un giorno io dovevo portare messaggi, no? Un giorno questo Gildo
sempre da Mauri, era stato, mi mandano a Monbarcaro. Mi mandano a Monbarcaro perché lì c'era nascosto Bogliolo, che era un ufficiale di Mauri, no? E allora, perché lui sapeva dove erano nascosti questi inglesi, e lui mi dà un messaggio da portare a questa missione inglese. Io il messaggio me li mettevo, erano piccoli, sempre in codice i messaggi, io neanche sapevo cosa c'era scritto. Me le mettevo nelle scarpe, avevo aperto la fodera di scarponcini e lo ficcavo dentro perché era piccolo. Allora poi andai a Murazzano lasciai la bicicletta, e sotto Murazzano, una distanza di mezz'oretta, c'era una borgata dove erano nascosti questi due inglesi. Al mattino parto con un altro messaggio nelle scarpe per portare poi a Gildo, a Pamparato. Quando sono stata distante poco da dove ero partita, vedo da Murazzano che scendevano giù, c'era una discesa, no? Una fila di repubblicani, no? Tedeschi, io ero a piedi. Allora ero a distanza di un quarto d'ora da questi, perché si vedeva bene perché venivano giù così. Allora dico, qui adesso io mi giro indietro, se mi hanno vista possono spararmi. E così gli altri sentono anche che sparano. Allora poi mi volto indietro piano piano, quando vedo che non potevano più vedermi, sono scappata giù gridando tedeschi repubblicani, e c'era questo Stevens in un cortile che trasmetteva con Radio Londra. Allora i partigiani che erano alla guardia sono spariti tutti, mi hanno lasciato questi due, a me, questi due ufficiali. Allora prendemmo loro avevano solo due zaini, no? Uno si sono messi e li ho portati in un ritano sotto, c'era tra, è un ritano che c'era tra Belvedere e Murazzano. Verso sera non si sentiva più niente, era quasi l'imbrunire, loro mi fanno, Maggie, adesso tu portare... portare da Aceto in montagna. Questi si sono spaventati, dice, noi non siamo mica sicuri qui, questi due, eh? Mi porti da Aceto, io questo Aceto non lo conoscevo, mi avesse detto Gildo, Mauri, Aceto, era un comandante che c'era su in montagna. Io gli ho detto, io non vi porto da nessuna parte perché vi porto da Bogliolo, perché loro ce l'aveva in consegna Bogliolo, questi due qua. Loro erano un po' arrabbiati di questo, si vede che volevano andare via. Di notte all'imbrunire ci preparammo, loro con il loro zaino, e di lì in quel posto, senza prendere le strade, tutto sentieri, così li portai a Monbarcaro. Arrivavamo a Monbarcaro che saranno state le 11 di sera, e loro erano molto arrabbiati, e gli dicono a Bogliolo, Maggie, salvato vita. Adesso me di stare con noi. Io ho detto, io con voi non ci sto proprio, gli ho detto, se mi prendono voi andate in prigione, io vado, mi ammazzano questi qua. Così che dormì lì, lasciai loro a... e al mattino ripartì per Pamparato, portai l'altro messaggio a Gildo, e così finì la mia storia. A 20 anni avevo allora, no? E al 43 ho messo la mia vita a rischio per salvare altre vite. Noi ci siamo ripresi la nostra libertà che ci avevano rubato. E adesso dico ai giovani, state attenti che ve la possono anche riprendere, perché niente è per sempre. La Resistenza è stata una grande prova di dignità. Di dignità, perché se i miei... tutti i partigiani che potete parlare assieme, se parlate del rispetto che hanno avuto e dell'aiuto che hanno avuto dai contadini, da semplice gente, la gente che ha rischiato, che non ha parlato di fronte a percosse. Che si faceva qualcosa di importante e soprattutto si aveva la consapevolezza di essere dalla parte giusta. Chi non è andato con la Repubblica Sociale è stato un resistente. Thank you.
Poli per me era più di un fratello, perché io con Poli poi sono rimasto legato tutta la vita. E Poli non aveva la pazienza, non guidava la macchina, guidava la moto, ma e lui in marina, capisci che... E quindi a Poli le ho insegnato io a guidare la macchina, perché per un po' l'ho portato, poi io avevo sempre da fare, perché poi lì avevamo, intanto ci siamo anche ingranditi, avevamo dei camion, io lì avevo due, tre ro, uno che avevamo preso a Canelli ai tedeschi, che erano venuti da Ganza a caricare, e l'altro l'avevamo già, che l'avevamo requisito a Cortemiglia. Era in gamba Poli, e poi sapeva farci. Guarda che ha incominciato con pochi ragazzi, è riuscito a fare prima la brigata, poi una divisione. E io ho lavorato tanto volentieri con lui, perché era bravo, intelligente e ci sapeva molto fare con i ragazzi. Mangiava sempre con i ragazzi, era sempre lui con i ragazzi. Non è Mauri, era già più militare. No, signor colonnello, sempre dovevano riverirlo, aveva la scorta, Poli di scorta non ne aveva, aveva Gio che lo portava. Con Poli avevo, dunque, la Maya P era la mia macchina, la chiamavo la Maya P, perché è una macchina che è quella che ha sempre funzionato. Anche se c'era poca benzina, ma io mi facevo le miscele con l'alcol, il benzolo, il petrolio rosso. Io sono sempre riuscito a viaggiare, e avevamo un 1100 che lo vedi lì su diverse fotografie, una macchina che meravigliosa da quella lì. E su quella lì ho insegnato a Poli a guidare anche. C'è stato praticamente nessun altro movimento sull'aeroporto fino verso marzo. A marzo abbiamo dei documenti firmati da Ballard, che era subentrato per sostituire Temple, in cui chiede di riadattare l'aeroporto e chiede anche nello stesso tempo di allungarlo di almeno 150-200 metri. E l'aeroporto era di 900 metri fino a quel momento ed è stata allungata a 1150 metri, sempre dal geometra Balaclava. Prima il campo era lungo 900 metri e terminava dove c'è quella seconda cabina, terminava a quell'altezza lì il campo d'aviazione. Poi le necessità, le esigenze della missione alleata crebbero e bisognava allestire il campo, modificarlo, che potessero atterrare i B-25 Mitchell, sono bimotori, e quindi con un carico diverso si poteva usare per il trasporto di materiali, di personale, eccetera. Nel dubbio che il campo fosse minato con mine anti-uomo, perché le altre più grosse non potevano, perché non c'era carri armati, niente, allora o Balaclava ha pensato di fare uno stratagemma, cioè di prendere delle pecore, legarle, perché l'hanno dovuto legare la prima fila tutta legata, e due laterali che li accompagnavano, no, hanno fatto avanti e indietro nel campo diverse volte, due o tre volte, hanno visto che non c'era niente, allora Balaclava ha preso tutti questi contadini con i rulli eccetera, hanno ripristinato il campo. Subito dopo c'è un primo atterraggio su questo aeroporto, una data non ben precisata, diciamo verso fine marzo, c'è un atterraggio un Lysander sempre di prova, dopodiché arrivano in sequenza un DC-3, è un aereo trasporto truppe, trasporto materiale americano. Atterrava da nord a sud, verso sud, e poi quando arrivava, quando si fermava,
aiutato dagli uomini, veniva girato in posizione opposta da dove era arrivato e ripartiva in direzione verso Vesime, Cessole e compagnia. Questo apparecchio ha tribolato a girare. Abbiamo spento tutti la coda. E il giorno dopo vengono paracadutati sempre sul campo d'atterraggio il capitano McDonald e una trentina di uomini della sua pattuglia. Il comandante del distaccamento ha detto: dovete andare una settimana di guardia al campo d'aviazione, no? Che doveva scendere il capitano McDonald. E così arriviamo lì al campo, io c'era tutti i tappeti in terra là, con quelle strisce inglesi, no? I partigiani, Piero Poli e tutti gli altri passavano lì a campetto, ho detto, è sceso l'apparecchio con il capitano McDonald con 70 e più mortaisti. E questa era la nostra cosa bellissima, perché gli inglesi erano soldati, davano più tranquillità, i partigiani facevano cosa potevano. E hanno preso Alba il 16 di aprile, non il 30. E si dice grazie a McDonald e ai suoi mortaisti. Donald era il comandante dei paracadutisti, era l'uomo che si deve. Insomma, quando abbiamo fatto il combattimento di Alba del 15 aprile, sopra Alba, lì a Madonna degli Angeli, c'erano i paracadutisti inglesi. Chi le comandava era lui. Avevano le due mitragliere da 20, avevano i mortai da 81 e tutto quel movimento lì faceva parte di McDonald. My father was born in a little village outside of New Glasgow, Nova Scotia, which is on the north shore of Nova Scotia in Canada. He was born in 1920, November 4th to be precise. He lived most part of his life in New Glasgow, Nova Scotia. He was a very good athlete. He excelled in track and field. He was a Canadian champion for the 400 meters. He won that in 1936. He excelled in many sports. He left New Glasgow in 1939, I believe. He joined the Royal Military College in Canada to become an officer in the armed forces. Poi mi ha detto: senti John, stasera bisogna andare giù al campo perché ci sarà un lancio, ma di paracadutisti. E allora io ero andato giù con altri, naturalmente non ero solo, e quindi a una certa ora è spuntato poi questo aereo, abbiamo fatto dei segnali, che avevamo stabilito determinati segnali, e sono scesi questi paracadutisti comandati da McDonald. Erano Special Air Service, SAS, e che potevano essere paracadutati o sbarcati da un battello di notte. Quelli sono stati paracadutati. Ricordo è caduto proprio uno che si è buttato giù, e c'era un palo del telefono, gli è battuto contro, l'ha battuta, proprio qui davanti alla casa. E poi questo qui aveva uno steno o qualcosa del genere, nella battuta si è piegata. Però finché non c'è stata la parola d'ordine dal campo d'aviazione, non parlava. Loro quando sono scesi giù capissi che al buio non sapevano dove cadevano o chi incontravano, perché sai, erano un paio sono caduti anche su delle piante che erano lì intorno, e quindi un giorno mi dice: c'è un lancio
speciale. Ma la curiosità, chiamo un amico o due, anzi Paolo Molinari e un altro, siamo andati là. Andiamo a vedere e abbiamo trovato questa sorpresa di questi inglesi, erano, hanno detto, ma io non lo so, tutti arcani, gente di due metri. E le hanno lasciati lì, gettate, è venuto uno, poi l'altro, poi quell'altro. E certo che la FIFA non era poca, che non sapeva se erano tedeschi o inglesi. Mi ricordo che allora noi in quel periodo eravamo un po' scarsi di fumo, di sigarette, allora avevo chiesto, come si dice in inglese, dammi una sigaretta. Allora qualcuno, come se ne levano, io le dicevo subito, please, give me one cigarette. Ti davano il pacchetto. E allora l'abbiamo scoperto con le sigarette, col pacchetto di sigarette che era Luke Stray e Chesterfield. E sono due americani, siamo a posto. Quando arrivavano, c'erano degli alleati o gente che parlava inglese, si metteva Fenoglio, era lui l'interprete. Poi li abbiamo portati su a Castino, poi lì naturalmente i comandi e tutto hanno stabilito cosa dovevano fare. A Lodole è su, no? Sì. Castino è giù. A metà strada circa c'erano un paio di cascine in cui c'erano questi qua. E loro si divertivano in un corridoio lungo qua. Tre volte questa stanza qua sarà 3 metri, era un 12 metri. Bene, loro, questo corridoio aveva tante porte. Erano seduti su tanti e si divertivano a tirare il pugnale che si infiggeva nella porta ed erano bravissimi perché tutti lo infilavano, se non nel bersaglio, nella porta, dritto, piantato. E salto a cavallo, vado a San Donato, dice prepariamo una cena da mangiare. Insomma, un po' di roba da mangiare questi inglesi. No, signore, nessuno per 2 giorni non c'è stato verso a farci assaggiare né vino né acqua né niente. Loro avevano delle pastiglie grosse così, le accendevano. Accendevano e poi? E poi li mettevano dentro uno scodolino così, si scioglievano, bevevano. Bevevano quella fare lì, non dovevano né mangiare né bere. Quello dice che aveva la sostanza di mantenerli, stavano benissimo. Erano delle truppe che discendevano derivavano da quelle che già nel 41-42 nel deserto africano compivano dei raids dietro le linee tedesche e italiane. E hanno continuato con questa formazione di truppe speciali e appunto il gruppo delle 30 persone che sono scese faceva parte di questi SAS, truppe scelte, comunque definiamole pure scelte. I came to Elba with a British parachutist named the Special Air Service. Captain MacDonald, Buck MacDonald, was the officer in charge. We came parachuted south of Alba, down by Castino. I don't remember the name of the landing strip. We came and we organized, we had resupplies by parachute. We had several automatic weapons, 3-inch mortar, Vickers machine guns, and 2 Brownie machine guns. And we attacked Alba from a distance. The partisans went in, swam the river, and attacked Alba. But the first attack was not successful. We came back and got resupplied, and we went down maybe 2 weeks later, a month, and finally we took the town of Alba. I should say the partisans did all the work. Sono intervenuti, ma per via dei loro mortai, sul primo attacco a Alba, attacco non è l'occupazione di Alba, no,
E quando a un certo punto è stata occupata mezza città o roba del genere, poi ci siamo ritirati, soprattutto perché stavano arrivando delle grosse forze da Torino. Dopo 8-10 giorni siamo andati ad Alba e sto capitano era una bestia. Gli ultimi colpi della mitragliera da 20 che era piazzata lì, li ha sparati lui e poi non aveva nemmeno più colpi. Carica tutto e porta, va di nuovo a San Donato. È arrivato su arrabbiatissimo e ha detto io far venire un apparecchio e caputo Alba, capisci. Noi tutti in polo, detto, no per carità, cerchiamo di convincerlo. E si è convinto subito di far venire un cannone. Allora io sono andato a portare questo messaggio a sti quattro lì, hanno trasmesso tutto e nella notte è arrivato a San Donato, l'hanno messo subito lì. Tre bidoni. Mi sembrano due o tre, sì. Non ricordo più bene. Perché c'era un pezzo in uno, un pezzo nell'altro. Sì. Perché se tu portavi un bidone ti serviva niente. E le hanno messo a posto e poi avevano dei mortai che l'hanno sparato uno lì a San Donato, hanno fatto un cerchio a 20-30 metri dove eravamo lì e poi ha messo quella bomba dentro, è andata su che non l'abbiamo più vista e ha girato, tac, è andata nel centro, non ha mica sbagliato il centro, erano specialisti e dopo loro ritirati lassù, ho detto adesso domani è arrivato sto cannone messo a posto, dice andiamo là, la caserma Gone, caputo. Loro nella sua, dove volevano, li facciamo rendere noi. E ha piazzato quella fare lì, il primo colpo è entrato nella caserma, dove non lo so, non si vedeva. Ma il secondo ha preso lo spigolo della finestra, una fuga, un disastro. Se che un po' presto ti sia bandiera bianca sul dome. Well, I didn't know anything about it until. But he's your husband in the picture. Oh, that's my husband, yes. And he was 24 years old, and he was the English leader of this group. There were the partisans, and then there were paratroopers, English paratroopers. Well, he was Canadian, but he was with an English division, and they parachuted in here when he was 24, and he worked with the partisans, and took charge of a lot of things, and I'm amazed when I think of my grandsons who were 24 and 27. They couldn't do it. It was a special time, and they did what they had to do, and then they did it well. But these partisans are just amazing. They're just amazing what they did and what they suffered and you know, how many they lost. It's really amazing. But I was just so happy. I didn't meet him till after the war, and I'm just so happy that he was such a great guy. You know, he really was. He was. E per ultimo, l'ultimo atterraggio avviene il 14 di aprile quando scendono due fotografi inglesi che erano stati mandati per documentare l'aiuto dato dagli inglesi ai partigiani. L'arrivo e il decollo di un aereo credo suscitasse in tutti una particolare emozione. Soprattutto consolidavano la certezza che non eravamo soli, che i messaggi inviati tramite radio
si concretizzavano in un collegamento più consono all'ultima decisiva fase della guerra, un preludio all'imminente liberazione.